Come sarà l'Inter del prossimo anno? Difficile dirlo a giugno. Di sicuro, però, sappiamo che sarà una squadra molto forte, rinforzata in gran parte dei ruoli. In questo senso non ci sono molti dubbi rispetto al fatto che si tratti di un'estate bollente. Beppe Marotta farà in modo di rendere la squadra a disposizione di Simone Inzaghi abbastanza forte per vincere il campionato e per competere, allo stesso tempo, a grandi livelli in Europa. Oggi, vogliamo allora provare ad immaginare quella che potrebbe essere la formazione titolare dei nerazzurri del prossimo anno. Almeno quello che è nei sogni più realistici di Beppe Marotta, iniziamo subito. 1. In porta non può che esserci Onana. Rappresenterà il presente ed il futuro della rosa interista e anche per questo motivo Marotta si è mosso con larghissimo anticipo andando a bloccare l'affare per tempo. Forse è proprio quello del portiere il ruolo dove ci aspettiamo meno sorprese. 2. Il primo dei tre difensori dovrebbe essere rappresentato da una certezza. E in questo senso non possiamo che nominare Skriniar. Accostato a 1000 squadre, lui ha giurato fedeltà totale all'Inter ed è per questo che siamo sicuri che rimarrà di 0 ve. Il nerazzurro, con la maglia dell'Inter sulle spalle. 3. Il grande colpo sarà senza dubbio rappresentato dall'arrivo di Bremer. Secondo tutte le indiscrezioni che arrivano, con la possibile e se vogliamo probabile partenza di Bastoni, potrebbe essere proprio lui a sostituirlo. Con un colpo del genere, ovviamente, il reparto difensivo farebbe un salto di qualità non indifferente. 4. Nel terzetto difensivo, per ora, mettiamo ancora De Vrij. Il giocatore è ad un anno dalla scadenza del suo contratto, ma qualche colpo di scena potrebbe esserci anche in questo senso. Di fatto, dovesse saltare, l'Inter si starebbe comunque cautelando. L'idea sarebbe quella di sondare seriamente il terreno per arrivare a prendere Acerbi. 5. A centrocampo il primo nome di cui parlare è quello riguardante il sostituto di Perisic. Si fanno 1000 nomi ma al momento l'unica certezza si chiama Gosens. Toccherebbe a lui andare a ricoprire quel ruolo e se il campionato iniziasse oggi, così sarebbe. Di fatto, un altro nome da tenere d'occhio sarebbe anche quello relativo a Bernardeschi, attenzionato dall'Inter proprio in queste ore. 6. Ci spostiamo in mezzo e andiamo a vedere come uno degli intoccabili rimarrà in effetti dov'è. Stiamo parlando di Brozovic che anche il prossimo anno rappresenterà il presente e se vogliamo, più il futuro di questa rosa. Intoccabile di Simone Inzaghi, si è preso il centrocampo e se lo terrà sotto braccio ancora per molto. 7. Sempre in mezzo, un'altra certezza. Questa volta rappresentata da Barella. Il giocatore, infatti, nonostante tutte le attenzioni da parte del Real Madrid, ha già rifiutato qualsiasi opzione per il suo futuro che non contempli l'Inter. No a tutti, sì solo ai nerazzurri. Tutto il resto sono chiacchiere. 8. Rispetto al ruolo di Calhanoglu, grande attenzione. Lui rimarrà in nerazzurro, per carità. Ma allo stesso tempo Marotta si sta muovendo anche per garantire a questa porzione di campo qualcuno che possa dargli il giusto ricambio quando ce n'è bisogno. Ed è per questo che Mkhitaryan pare essere sempre più vicino a vestire la maglia interista. 9. Siamo arrivati dall'altra parte del campo, dove c'è Dumfries.
ha disputato certamente un ottimo campionato e per questo non dovrà vivere nessun genere di concorrenza. Nei sogni di Marotta, c'è comunque il suo nome, che farà parte della formazione titolare del prossimo anno. 10. In attacco, il primo nome è obbligatoriamente quello di Dybala. Nei sogni di Marotta è senza dubbio lui il gioiello più puro da esporre. Le probabilità di vederlo all'Inter il prossimo anno sono davvero altissime. 11. Sul secondo nome, è Bagar. Lautaro Martinez non vuole lasciare l'Inter, ma a fronte di offerte incredibili potrebbe salutare. Intanto, ci si muove anche relativamente a Lukaku. Qualcuno vocifera che nei sogni di Marotta ci sia l'idea di formare questa coppia d'attacco, Lukaku-Dybala. Crediamo che non serva dire altro.